Cani di tutte le taglie, gatti, cavalli e un pony. Tanti sono stati gli animali che insieme ai loro proprietari hanno affollato domenica scorsa Piazza 20 Settembre per la consueta benedizione degli animali. Una tradizione molto sentita in città, così come in tutta Italia, che si celebra in occasione di Sant'Antonio Abate, una festività in cui sin dall'antichità si portavano a benedire gli animali domestici e quelli delle stalle per chi abitava in campagna. Organizzatori dell'evento, le Giacche Verdi, il Cibi Club Mattei di Fano e il Soccorso Cinofilo K9, che come ogni anno vogliono far sì che l'evento rappresenti un momento di incontro e di preghiera per tutti i presenti. Noi siamo contenti oggi che la giornata è molto favorevole, abbiamo portato circa 16 cavalli provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino per la benedizione di Fano. E ricordo che i prossimi appuntamenti sono a Fermignano domenica pomeriggio, domenica prossima, e domenica 28 saremo a Pesaro per la benedizione degli animali in Piazza del Popolo, dove sarà presente anche la polizia a cavallo, quindi vi aspettiamo nei prossimi eventi. Alle ore 10.30 la solenne benedizione alla presenza degli amministratori locali impartita dal parroco del Duomo Don Giorgio Giovannelli, che ha ricordato le radici storiche della festa di Sant'Antonio. Credo che questa sia l'impostazione che anche la Sacra Scrittura ci consegna già dal libro della Genesi, lo abbiamo citato anche adesso nella preghiera di benedizione. Non siamo padroni, siamo custodi, anche l'attuale pontificato ci riporta questi concetti. Il Signore certo ci rende signori del creato, ma signori nel senso che partecipiamo alla sua signoria, e quindi è una signoria di servizio, di custodia, di tutela, di amore. Ecco allora che anche nei confronti di ogni essere vivente, a partire dagli animali, per andare poi nella scala dei viventi sempre più complessa, siamo chiamati ad un atteggiamento di rispetto, di custodia, di tutela, e anch'essi, come dicono la scrittura, aspettano cieli nuovi e terra nuova e sono in questa ansia, diciamo così, esistenziale di giungere ad una compiutezza, ad una pienezza che un giorno arriverà con il ritorno stesso del Signore. Al termine della mattinata è avvenuta la distribuzione dei panini benedetti, biscotti e carote per la felicità degli amici più fedeli dell'uomo, che con la loro compagnia trasmettono serenità e alleviano la solitudine. Che razza è il tuo cane? Bovaro del Bernese, ne ho due, ce n'è un altro laggiù. Ah, quindi due cani oggi, sì. Quanti anni hanno? 3 e 6. È la prima volta che vieni in piazza? Sì, la prima volta. Come ti è sembrato? Bello, interessante. Il suo gatto come si chiama? Kira. È la prima volta che lo porti in piazza? La prima volta che la portiamo, sì. Come si è comportato? Benissimo. Come le è sembrata questa mattinata? Bella, bella, molto bella, e ci voleva una cosa così per Fano. Mi è piaciuto molto, anche i cavalli, tutti gli animali, molto, molto bella. Il gatto le fa compagnia a casa? Eh beh, sì. Si chiama Penny. Una femmina, quindi gli ha messo anche i fiocchetti, infatti. Perché ha il pelo lungo, altrimenti ti va sugli occhi. Poi si presta, gli piace. Un po' vanitosa questo cane. Dove vive, in casa? Oh no, in casa, rigorosamente. Insieme ad altri due fratellini. Ma come le è sembrata la manifestazione? Bella, bella, una cosa bella. E questo animale fa compagnia, tiene compagnia alla sua famiglia? Sì, sì, assolutamente, fa parte della famiglia. Non si potrebbe vivere senza di loro? Assolutamente no.